Ad una settimana dal 18 maggio, dall'inizio della fase 2, è possibile tracciare un bilancio. Alcuni problemi si sono verificati nel weekend, ci sono state polemiche per l'affollamento delle vie centrali della città. Due questioni, la prima relativa alla vicenda della riapertura delle attività commerciali. Mi sembra che pian piano, come spesso dico, ci stiamo riprendendo la nostra vita e stiamo anche riprendendo le nostre libertà, e anche le attività commerciali lentamente stanno riprendendo a guadagnare anche qualche soldo dopo due mesi davvero complicati. Per ciò che riguarda soprattutto il weekend, certamente in alcune zone, Corso e Viale dei Plata, insomma Viale Italia, ci sono stati degli assembramenti che non possono più ripetersi. Zona Cappuccini, la situazione è stata gestita meglio, e quindi faccio appello ai ragazzi della mia città. Io non voglio adottare, non adotterò nell'immediato misure più restrittive, però mi raccomando, dimostriamo come sempre senso di responsabilità, maturità, evitiamo assembramenti. So che avete indossato la mascherina e questo è un primo passo importante. Evitiamo però la calca, evitiamo la folla, evitiamo anche di lasciare in strada rifiuti, bottiglie di birra o di altre bevande, perché altrimenti poi sarò costretto a prendere provvedimenti che non voglio assolutamente adottare, perché mi fido di voi, confido in voi, mi raccomando, non deludetemi. Per quanto riguarda l'ordinanza che prevede la chiusura dei locali dedicati alla movida entro le 23, proprio oggi De Magistris ha affermato che nelle prossime ore diramerà un'ordinanza per la quale ci sarà l'apertura 24 ore su 24. In posizione totalmente opposta invece vediamo Mastella. Lei crede che questo orario sia utile in qualche modo oppure sia abbastanza indifferente, che comunque le persone continueranno a scendere in strada? Ma io credo che l'autocontrollo da parte delle persone rappresenti il segreto, al di là dell'apertura delle attività, per cui si può fare H24 o si possono chiudere alle 23. Bisogna fare molto affidamento sul senso di responsabilità delle persone e dei ragazzi in particolar modo. Io tendo al momento ad evitare misure restrittive, chiusure di strade, perché ho molta fiducia nella mia gente e nei ragazzi della mia città, e sono convinto che nel prossimo weekend saranno molto più attenti.